Bentornati nell'Orto in Telechia. Sulla base della preparazione del terreno di ieri, oggi voglio dargli una bella annaffiata. Una bella annaffiata. Sulla base di questa bella annaffiata pianterò qualche cosa che ancora non so, perché come ho detto ieri sto seguendo le mie mani. È un'intelligenza cellulare, una memoria genetica che si risveglia e guida la razionalità. Che si mette al suo servizio. In questo caso si tratta di creare un importante bacino di umidità, un importante serbatoio che poi rimarrà nel suolo per facilitare fondamentalmente la vita delle piantine che andrò a mettere, qualunque esse siano. Abbiamo diverse candidate da mettere in questa aiuola. Abbiamo degli spinaci, abbiamo delle lattughe, abbiamo delle cipolle, ma abbiamo anche della quinoa. Vogliamo forse far diventare questa aiuola un'aiuola di moltiplicazione per la quinoa? Non saprei. Non saprei con esattezza, non saprei. È una terra talmente bella che sembra un peccato non valorizzarla. Per qualche cosa di mangereccio. È una terra così bella che mi evoca molto lo spinacio, una bella spinaciaia. Eh sì, perché di lattughe e di bietole ne ho messe un po' dappertutto, ma di spinaci ho ancora pochi. E se fino adesso mi sono sempre limitato a fare le piantumazioni in arido, dicendo che le piante devono farcele da sole. L'ho fatto anche perché la stagione lo permetteva un po' di più, visto che eravamo ancora nell'inverno. Adesso che stiamo andando verso la primavera estiva, l'evaporazione è tale che qui, se non facessi una vera innaffiata prima di piantare, sarei semplicemente uno che o ha voglia di far perdere del tempo a se stesso e agli altri, o non ha capito che cos'è l'agricoltura. Una bella innaffiata. Oppure sarei uno che l'acqua non ce l'ha. Ma grazie al cielo l'acqua ce l'ho, anzi grazie alla terra l'acqua ce l'ho. Mi esce dal pozzo artesiano, per cui la onoro usandola con parsimonia, ma usandola. A volte l'acqua può diventare anche un modo per disgregare quelle zolle di terra che rimangono integre. Allora, la potenza del getto dell'acqua, a volte, non sempre, può aiutare a sfrantumarle. Una idrolavorazione del suolo.
Allora, le mie mani chiamano spinaci. Le mie mani chiamano spinaci. Ed essendo che chiamano spinaci, potremmo provare di fare una cosa di questo tipo. Eccoli qua gli spinaci. Pronti per fare una bella spinaciaia degna di essere chiamata tale. Ora l'acqua è chiusa. Io direi che si può procedere mettendo le piantine. Sì, ho deciso. Questo sarà tutto spinacio. Sarà tutto spinacio. Tutto spinacio poi ricoperto con tessuto non tessuto. Soprattutto per fermare l'azione feroce dei gatti che interpretano queste aiuole come fossero i loro parchi giochi, che per carità è glorioso. Ecco qui già un gatto, ecco lì già un gatto che arriva perché capisce che sta succedendo qualcosa di molto interessante. Questa è Panterina, che adesso fa finta di niente andando nella direzione ovest, ma fra 10 secondi se mi sposto è qui che si ravviola come se non ci fosse un domani. Bene. Io penso che gli spinaci li metterò così. Ne metto 6 per fila. E ipotizzo di fare 5 o 6 file sulla base 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ipotizzo di fare 5 o 6 file sulla base di quanto, di quelle che riesco a farci stare. E soprattutto sulla base di quante piantine ho. 1, 2 file, 3 file, 4 file, 5 file, sì, 6 file dovrei farci restare tutte. Vediamo. Facciamo così. Ed ecco qua. Pensavo di farcene stare 4-5, ce ne ho fatte stare 7. Ecco qui che adesso con questo debole getto d'acqua, delicato, vado a guarnire l'irrigazione, perché durante il trapianto fatto nell'appena accaduto atto di piegatura del tessuto spazio-temporale, mentre stavo trapiantando mi sono reso conto che avevo bagnato fondamentalmente solo i primi centimetri di terra, sotto era ancora molto 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 asciutta. Allora ho detto dai, vabbè, era bagnata quanto basta per potermi infangare un po' le mani. Però adesso che ho fatto il trapianto mi dico, un altro po' d'acqua male non fa per arrivare dove non sono potuto arrivare prima. Allora, qual è il concetto che vorrei esprimere a questo punto? Il concetto è questo, cioè potremmo domandarci, ma adesso con chi consociamo? Anzi, potevamo domandarci in fase di impianto con chi consociare lo spinacio. Qual è una bella consociazione che si può fare con lo spinacio? Questo poi è uno spinacio particolare, che è appunto lo spinacio di Atreplice, detto impropriamente anche a volte spinacio gigante. Chi si può consociare allo spinacio di Atreplice? Chi si può consociare? Ebbene, prima di arrivare a farmi questa domanda, io mi faccio un'altra domanda, cioè come si comporta lo spinacio di Atreplice, cioè che pianta è? Io l'ho coltivato l'anno scorso in modo molto approssimativo, ho fatto qualche piantina, giusto per rifarci il seme, per mangiarci qualche foglia, per assaggiarlo, per farmi una vaga idea di come si comporta. Però il vero primo atto di coltivazione è questo. Allora,
più passa il tempo, anzi più io passo nel tempo, più mi piace darmi la possibilità, soprattutto nel momento in cui io sto conoscendo una pianta, mi piace darmi la possibilità di non esagerare, di non strafare, di non perdermi in chissà quali tentativi di consociazioni che sarebbero prematuri. Ebbene, quindi in questa sede ci tengo a ribadire il fatto che la consociazione, perché sto toccando questo tema proprio oggi? Perché ieri sulla chat degli amici di Campomadre, la chat che si è generata a seguito dell'evento online dall'orto all'agroforesta, qualcuno aveva messo uno screenshot, mi sembra Luigi, il buon Luigi De Angelis, aveva messo uno screenshot di quando andai in Toscana per fare questo evento di 2 giorni al lago di Montepulciano. In quell'occasione vennero i ragazzi del Bosco di Ogigia a farmi un paio di video, e quindi c'era questo, e uno di questi video era proprio sulle consociazioni. E mi ricordo che quei 2 giorni lì furono un evento introduttivo, ma io all'epoca venivo ancora da un indottrinamento molto, molto rigido, se vogliamo, tanto da mettere le consociazioni come tema introduttivo, ecco, cosa che oggi non farei mai poi mai. Oggi per me le consociazioni sono qualcosa di estremamente avanzato. Torno a fare l'esempio con la giocoleria. Prima bisognerà capire che cos'è una pallina, poi bisognerà incominciare a usarne 2 insieme, ma prima bisogna saper giocare con una, bisogna poter calibrare le proprie mani, il proprio coordinamento con una pallina, e poi dopo si può passare a 2. Una volta che si è appreso con 2 si può passare a 3, eccetera eccetera. Spesso gli orti in cui si comincia subito con la fame e la foga delle consociazioni, spesso è come voler incominciare a fare giocoleria con 5 palline, quando non ne sai gestire una, e io sono uno di quelli che in giocoleria non ne sa gestire una. Però un po' questa teoria mi è chiara, un po' questa teoria mi è chiara. E quindi a volte in passato ho creduto che la biodiversità di un orto era data dalla consociazione proprio al metro quadro, e che se in un metro quadro non c'erano più di 3 famiglie, allora non c'era abbastanza biodiversità. Grazie al cielo, grazie all'esperienza fatta sulla terra, a contatto con la terra, ho poi compreso che il punto non è la consociazione al metro quadro, o meglio sì, arrivare ad avere un bell'orto con tutte le aiuole in super consociazione è un mosaico vivente molto bello, molto glorioso, ma quello è veramente una cosa estremamente facoltativa. Il punto è quanta biodiversità c'è in quest'orto. Adesso a colpo d'occhio non si vede perché è tutto sottotessuto, ma in un'aiuola c'è un tipo di ortaggio, in un'altra aiuola c'è un altro tipo di ortaggio, e già questa è una consociazione. Basta guardare il campo di fronte e vedere che sono ettari e ettari di solo susini, ed ecco che se si va poi a porre lo sguardo sull'orto entelechia, anche qualora fosse tutto gestito con aiuole monotematiche come queste, la differenziazione delle varie aiuole monotematiche creerebbe una biodiversificazione, creerebbero una consociazione. Ci tengo a ridare il posto d'onore, a ridare il giusto ruolo alle macro consociazioni. Comprendere quanto è biodiverso un orto nella sua forma più classica, poi tutto si può migliorare. Se mi faccio un giro qui nelle campagne, tutti gli orti che io potrò trovare hanno biodiversità al loro interno, perché non c'è nessun ortolano qui in zona che nel proprio orto coltiva solo un tipo di pianta, solo un tipo di ortaggio, solo una specie. Queste realtà di monocoltura sono
nei campi industrializzati. Se però andiamo a vedere il campo di Sergio, ecco, il campo di Sergio è un chiaro esempio di come anche in un terreno ampio, pur gestendo magari delle file monotematiche, si va a creare un ecosistema estremamente biodiverso. E questo è importante da comprendere, perché ci fa capire che anche facendo le cose semplici, come sono alla portata di tutti, come sono alla portata proprio della tradizione orticola classica, ecco, anche facendo questo basta poco per rientrare nella biodiversificazione. Ecco, il fatto di fare un orto biodiverso non è certo un discorso di elite. Non bisogna sapere chissà quali segreti per poter fare un orto biodiverso. Non c'è nessun segreto dietro le consociazioni, anche perché spesso sono più ideali che reali. E quindi se io vado a riascoltarmi il video di quando col Bosco di Ogigio parlavo delle consociazioni, sì, per carità, posso essere ancora d'accordo con me stesso, ma quelli non sono discorsi che facilitano l'esperienza di chi si vuole avvicinare partendo da zero. Allora io oggi mi dico, se sto parlando con qualcuno che si sta avvicinando all'orto partendo da zero, il mio consiglio è: partiamo con delle aiuole monotematiche, così non c'è da spendere chissà quanta energia psico-emotiva dietro alla gestione di un equilibrio, di un incastro che è impegnativo, che è precoce. Allora, dedicandoci a un'aiuola monotematica, a una piccola monocoltura, che però rientra in una policoltura data dalla diversità delle varie aiuole, quali sono i vantaggi? Quali sono i vantaggi di questa tecnica? I vantaggi di questa tecnica sono sicuramente il fatto di poter prestare più attenzione e più tempo alla cura del suolo, di poter prestare attenzione e tempo al modo in cui si comporta una pianta. E questo è molto importante, di poter prestare la giusta attenzione, il giusto tempo alla pacciamatura, alla gestione della pacciamatura, alla gestione dell'ammendamento, alla gestione delle sacrosante erbe spontanee o infestanti, come dir si voglia. Ecco, quando ci si ritrova a dover gestire pacciamatura, ammendamento, gestione delle erbe spontanee, cura del suolo, crescita della vegetazione, cioè crescita proprio dell'ortaggio, del raccolto, ecco, questi sono già tutti elementi che da soli sono sufficienti per impegnare il tempo, la psiche, il cuore di chi custodisce quel pezzo di terra. Pertanto, c'è tempo per consociare. È divertente, per carità, è molto divertente fare le consociazioni, però rischia di essere un labirinto, anzi, nel labirinto che è il tentativo di ritornare alla terra, le consociazioni rischiano di essere un vicolo un po' cieco in cui perdersi abbondantemente. Sì, labirinto delle consociazioni. Potrebbe essere questo il titolo arrogante di questo video. Piccole monoculture. Come salvarsi dal labirinto delle consociazioni. Sì, direi che per adesso è tutto. Ora vado a chiudere l'acqua. Questa aiuola è stata ben piantumata. E che dire? Ieri l'ho detessuta, l'ho lavorata. Oggi l'ho piantumata, l'ho irrigata, non mi resta che ricoprirla col tessuto e questa è fatta. E si passerà probabilmente a questo squadrino qui che vorrei tanto recuperare e riconvertire a qualche cosa di bello. Bacetti.
ti voglio bene.